Guarda il mio cuore. Avarsa. Me lo ricordo come fosse ieri, quell'autunno del 1830. Friedrich aveva 20 anni e lo paragonavano niente meno che a Mozart. Ah, che periodo, che periodo! Mi ricordo Friedrich, Isabella, Emilia e io che facevamo il piano. Sì, 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 sì. Recitavamo a casa con me, anche scritte da noi. E Fritschek che stava ore e ore al pianoforte, e le due polacche che fece ascoltare alla zarina madre, sì, e Angelica Catalani, una cantante famosissima che dopo averlo ascoltato gli regalò un orologio. Sulla strada di ritorno per Parigi, a Dresda, Fritschek va a trovare la famiglia Wodzinski, la contessa Wodzinski, i 3 figli maschi, che stavano in pensione da noi, Maria, la sorella più piccola. E un'amica apprendo, per caso, che Maria, in quei pochi giorni, gli ha portato via il cuore. 16 anni. Studia, canta, a voce da contralto. Suona il pianoforte, compone, dipinge, parla diverse lingue. Il suo sorriso. Pochi scambi di parole. Il fidanzamento.